Mediterraneo. Quindi i francesi dicono: noi possiamo sfruttare l'Italia, se l'Italia intende assumere un ruolo di leadership nel controllo del Mediterraneo. E questo ci chiedono gli americani, anche in chiave di contenimento turco. La marina turca sta crescendo in maniera esponenziale, a breve arriveranno 60.000 donne e uomini, cioè la somma quasi della marina italiana e quella francese. Saranno la prima marina della NATO, così come oggi sono il primo esercito della NATO. E quindi da qui l'esigenza per noi di poter essere presenti con una flotta bilanciata, adeguatamente bilanciata. Il Mediterraneo è una zona molto turbolenta, c'è una competizione permanente fra strati rivieraschi per l'accesso alle risorse economiche, ci sono fenomeni criminali di varia natura, quindi contrabbando di armi, droga, ovviamente i trafficanti di esseri umani. È necessario presidiarlo costantemente. C'è anche un problema di riarmo crescente dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, soprattutto in termini navali. Paesi che comprano armi da diversi attori. L'Algeria, per esempio, compra le navi da Italia, Francia, Germania, ma è sommergibile da comprati dai russi. Quindi hanno 6 sommergibili moderni dotati di missili calibro, quelli che conosciamo tristemente oggi. Lo stesso l'Algeria. L'Algeria ha comprato navi da noi dalla Francia, ma sommergibili dai cinesi e dai russi. E quindi chiaramente c'è un problema di riarmo. Gli effetti immediati per la nostra sicurezza della guerra in Ucraina si sono riverberati ancora una volta sul mare e sono l'aumento impressionante dei numeri della flotta russa nel Mediterraneo e nel Mar Nero, a livelli che non si vedevano nemmeno oggi. Lo stesso l'Algeria ha comprato navi da noi dalla Francia, ma sommergibili. A un livello che non si vedeva nemmeno ai tempi della guerra fredda. Nel 2015 nel Mediterraneo c'era una nave russa, una nave appoggio, che usava una piccola base in Siria, a Tartus. Oggi la base in Siria è cresciuta, è una base navale moderna, non ha un cantiere, non ha i bacini per cui non possono fare grandi lavorazioni, ma possono ospitare molte navi. Dal 2015 a oggi il numero di navi è aumentato, fino a qualche settimana fa avevamo 18 navi, 15 navi e 3 sommergibili, compreso un sommergibile balistico, e 25 navi circa nel Mar Nero. Dopo un anno di attività, alcune di queste navi sono dovute rientrare in Russia per fare i lavori, oggi ce ne sono una decina più o meno. Questo è un numero alto, dicevo, che non comporta un impatto, non è una minaccia diretta al territorio nazionale, ma aumenta moltissimo la tensione, richiede a noi di essere più presenti in mare, a noi, agli alleati di essere presenti in mare. Hanno i russi un atteggiamento aggressivo che non era usuale nel Mediterraneo, era più evidente nel Baltico. Il Baltico fino all'anno scorso era considerato, lo chiamavano il mare russo, oggi non è più il mare russo, oggi è il mare della NATO, ma comunque lì c'era un atteggiamento molto aggressivo che non si vedeva nel Mediterraneo, che invece adesso vediamo. Abbiamo avuto occasioni in cui, per esempio, una nave russa ha lanciato i droni verso la portaerea americana che stava facendo operazioni di volo, con una nostra nave che si è interposta fra le due per essere pronta a tutelare gli aerei americani. Insomma, è una situazione complicata, il rischio di incidente è possibile e quando c'è un incidente di questa natura non si sa mai dove si può andare a finire. C'è la questione della territorializzazione del mare, quindi l'Italia è l'ultima ad aver deciso di promulgare una zona economica esclusiva, perché noi abbiamo sempre affermato il principio della libera navigazione in alto mare, ma dato che tutti i paesi rivieraschi hanno promulgato nel tempo la loro zona economica esclusiva, anche l'Italia lo sta facendo, e rimane soltanto un 20% di mare libero nel Mediterraneo, e anche questo chiaramente aumenta la tensione. Questa dovrebbe essere la futura zona economica esclusiva, abbiamo già iniziato a presidiarla lanciando un'operazione che si chiama Vigilanza Marittima. Andando alla Marina, l'Italia è una media potenza regionale a forte connotazione marittima, così è stata definita nel documento del Ministro della Difesa pro tempore che riguarda il Mediterraneo allargato. Appunto, noi siamo pienamente integrati nel sistema interforze multinazionale interalleato, ma abbiamo anche molti contatti e relazioni trasversali proprio in ragione della nostra dualità e del fatto che siamo appunto una costa fondamentale del cluster marittimo nazionale, quindi lavoriamo molto a favore di altri ministeri con tutto il mondo mercantile, dei pescatori. E abbiamo grandi interazioni col terzo settore. Un esempio: le nostre navi che si dislocano quando vanno nell'Oceano Indiano, nel Golfo di Guinea, imbarcano materiali medicali che vengono
dismessi nei nostri ospedali, ma che sono fondamentali per i paesi rivieraschi, e quindi questa è una delle attività che facciamo costantemente col terzo settore. Dunque, dicevo, quali sono le caratteristiche dello strumento navale? Lo strumento navale è prontamente impiegabile, cioè noi possiamo mettere in mare un gruppo, le navi in porto sono sempre rifornite di armi, munizioni, viveri e personale. Quindi possono partire in 24 ore, noi siamo in grado di mettere in mare un gruppo navale del livello di una brigata in 24 ore e di dislocarlo ovunque serva. Quindi cioè, le caratteristiche sono appunto questa rapidità di intervento, una grande mobilità, la proiettabilità, una importante versatilità strategica, cioè le navi possono cambiare missione istantaneamente, e questo dà una grande flessibilità operativa, hanno grande autonomia logistica, in teoria possono rimanere in mare per un tempo indefinito, come stanno facendo i russi da un anno a questa parte nel Mediterraneo, perché vengono rifornite in mare di viveri e di combustibile. E quindi queste caratteristiche rendono lo strumento marittimo abilitante per ogni tipologia di intervento, cioè è in grado di supportare, operando dal mare e sul mare, sia le azioni diplomatiche che di deterrenza, volte a evitare situazioni escalatorie, quanto attività a maggior contenuto militare necessarie per assumere, sin dalle prime fasi di una crisi, un vantaggio tattico che possa contenere i successivi sviluppi, cioè la porta aerei può essere dislocata a 13 miglia da un paese su cui vogliamo intervenire, qui 13 miglia vuol dire essere in acque internazionali, quindi da lì può esercitare deterrenza, si possono effettuare incontri diplomatici a bordo e può essere pronto a intervenire nell'immediato. Il nostro strumento marittimo si basa sul cosiddetto tridente, quindi il gruppo portaerei, il gruppo anfibio nazionale e la componente subacquea che è data dalla somma dei sommergibili e dalle forze speciali. I due gruppi, il Car Strike Group e il gruppo anfibio, insieme rappresentano l'Expeditionary Task Force, che è un assetto unico, pregiato, e al mondo oggi questo assetto con gli aerei di quinta generazione ce l'hanno soltanto gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Italia. La Francia ha il gruppo Expeditionary, ma con gli aerei di quarta generazione, quindi noi oggi abbiamo un vantaggio tattico e strategico soprattutto importantissimo, e noi quindi operiamo lungo due direttrici, quella operativa di difesa e sicurezza marittima in contesti multidominio, multinazionali, multidimensionali, e quella cooperativa, ossia di interazione, relazione e diplomazia navale verso alleati partner anche nell'ambito di iniziative nazionali e internazionali. La combinazione di queste due direttrici, quella operativa e quella cooperativa, si estrinseca in un continuo impegno volto ad essere in grado di proiettare capacità con la massima efficacia ed efficienza e rapidità, dove quando serve, tanto in forma autonoma quanto nel quadro di dispositivi alleati o di coalizione. Quello di cui stiamo parlando è questo. Questo è il Mediterraneo allargato. Tutti questi puntini che vedete sono navi, sono bersagli navali. Nel Mediterraneo questa è la situazione che giornalmente abbiamo. Noi giornalmente abbiamo circa 10.000 imbarcazioni che circola il Mediterraneo, di cui noi dobbiamo conoscere tutto, in mezzo alle quali si possono nascondere o si nascondono le minacce e i rischi per la sicurezza nazionale, quindi noi dobbiamo avere navi preposizionate in modo che possano essere in grado di intervenire lontano dalla costa per evitare che la minaccia arrivi sul territorio. Ripeto, questa è la situazione media giornaliera, è una foto di ieri mattina questa. Per fare quindi Come funziona il concetto di impiego della Marina? Da qualche tempo, da pochi mesi, abbiamo assunto lo cosiddetto schema di manovra, che ha assunto anche la NATO per la gestione dei suoi gruppi standing di forze navali, e consiste in una rappresentazione unitaria, dinamica e bilanciata del concetto operativo di impiego della Marina. Si tratta di realizzare nel più ampio contesto interforze, interagenzia e multinazionale un continuo operativo marittimo che abbraccia tutta l'area di prioritario interesse strategico nazionale, caratterizza tanto la dislocazione delle unità navali di superficie subacquee con tutti i loro assetti a contorno, quanto le funzioni da esse assolte nell'ambito dei tradizionali ruoli della Marina, a partire dall'impiego in alta intensità, al caso di emergenza, necessità e urgenza, fino a ricomprendere la basilare funzione di guardia costiera o di supporto interdicastero. Questo schema di manovra, in sintesi, assicura la massima efficacia nelle attività svolte secondo criteri di economia e massimizzazione dei ritorni sugli investimenti in prontezza, la persistenza delle capacità della Marina nelle diverse aree di interesse, compreso l'Artico e l'Indo-Pacifico, i compiti che il codice dell'ordinamento militare assegna direttamente al capo di Stato Maggiore della Marina, e lo scopo è avere le navi pronte dove e quando servono.
sulla base del livello della minaccia, dell'asse di probabile provenienza della minaccia, con un punto avvalendosi di un attento preposizionamento concepito a monte. Le operazioni che noi oggi abbiamo nel Mediterraneo, dunque quella che vedete in verde è l'operazione Mediterraneo sicuro. Noi fino a qualche mese fa avevamo l'operazione Mare sicuro che abbracciava soltanto il tratto di mare che dalla Libia arriva verso l'Italia, ma poi il Ministro della Difesa pro tempore lo scorso anno ha deciso di allargare l'area dalle Baleari a tutto il Mediterraneo orientale, proprio per dare anche un messaggio politico agli alleati dell'intenzione dell'Italia di assumere la leadership nel Mediterraneo. Quindi noi oggi abbiamo queste operazioni, la vigilanza marittima che appunta a controllo della zona economica esclusiva, l'operazione fondali sicuri, la vigilanza pesca a tutela dei nostri pescherecci, partecipiamo alle operazioni NATO e dell'Unione Europea, Irini e quelle NATO, abbiamo i due gruppi portaerei e il gruppo anfibio pronti a muovere sempre in alta prontezza operativa e abbiamo fino a 6 navi sommergibili appunto nell'area di Mediterraneo sicuro. Abbiamo poi 3 navi fuori dagli stretti, una che partecipa all'operazione di sicurezza Gabinia nel Golfo di Guinea, dove c'è un fenomeno di pirateria diverso rispetto a quello dell'Indiano. Nell'Indiano sequestrano le navi, nel Golfo di Guinea rapiscono gli equipaggi, ma c'è anche nel Golfo di Guinea un grave problema di pesca illegale e non regolamentata che sta causando gravissimi problemi alle popolazioni dell'area, e su cui noi stiamo lavorando insieme ai francesi per capire chi esercita questa pesca illegale. Abbiamo un'idea, ma insomma stiamo costruendo un'intelligence dedicata a questa situazione e lavoriamo molto con la nostra flotta mercantile, facciamo molte attività addestrative con loro, li supportiamo, ci addestriamo e facciamo attività di capacity building per i paesi interessati. E qui è interessante notare che i paesi, la Nigeria e gli altri, da quando lavoriamo nel Golfo di Guinea, gradiscono molto la nostra presenza. Io vengo costantemente invitato ad andare in quei paesi e noi abbiamo un atteggiamento probabilmente meno, tra virgolette, coloniale di altri paesi europei che lavorano in quell'area e che sono visti, diciamo, con meno simpatia rispetto a noi. Quindi abbiamo una buona possibilità di entrare anche attraverso questa operazione in quei paesi. Nell'Oceano Indiano lavoriamo in un'operazione antipirateria Atalanta da ormai moltissimi anni e qui abbiamo anche un'attività di controllo degli interessi nazionali e sicurezza energetica in Mozambico, dove ci sono piattaforme di Eni, e partecipiamo all'operazione Agenor nel Golfo Persico, dove c'è una presenza costante dei paesi europei, in primis UK e Francia. Loro hanno addirittura delle loro basi navali in quei paesi, quindi una presenza costante che consente anche l'inserimento dell'industria di quei paesi su cui noi abbiamo cominciato a lavorare dall'anno scorso. Questa è la sintesi dell'attività della Marina. Noi abbiamo un impegno giornaliero medio di 15-20 navi con oltre 3.000 marinai in attività. Oggi, in questo momento, abbiamo 27 unità in operazioni, di cui 17 sono in mare, un sommergibile e 21 velivoli, di cui 15 sono in mare. Questo è lo sforzo maggiore della Marina negli ultimi decenni ed è proprio in conseguenza anche della guerra in Ucraina e degli effetti che questa ha sul Mediterraneo. Tenete conto che noi siamo in grado di mettere in mare continuativamente 22 navi oggi, di cui 12 legacy, cioè 12 navi vecchie, che andranno modernate nei prossimi anni, quindi 10 navi moderne, diciamo. E il massimo sforzo che possiamo fare per un periodo di 6-8 mesi è di 30 navi contemporaneamente in mare, di cui 18 legacy, quindi vecchie. Poi andremo a vedere adesso. E questo appunto questo è il modello operativo interforze di riferimento del 2017. Le navi in rosso sono quelle che dobbiamo ammodernare, per cui è previsto un piano di ammodernamento e di rinnovamento nei prossimi 15 anni, parzialmente finanziato, non completamente finanziato, dove abbiamo alcune criticità, per esempio le navi antiaeree, le navi di difesa aerea, i DDG cosiddetti. Oggi ne abbiamo 4, ma 2 sono vecchi. Il Dore e il Duilio sono le navi nuove, che peraltro andranno ammodernate a partire dal 2026, e sono molto efficienti, molto efficaci. I Mimbelli della Penn, che sono i due caci, io comandato i Mimbelli 15 anni fa, erano allora navi all'avanguardia, oggi sono sempre navi importanti perché hanno una grande capacità di scoperta degli aerei, ma non hanno più i missili, perché i missili sono scaduti, erano missili americani, e quindi sono navi che non sono nemmeno in grado di autodifendersi.
Quindi possono concorrere alla scoperta aerea, ma in effetti servono a poco da quel punto di vista. Le navi anfibie sono tutte da rimpiazzare. Il Garibaldi, che ha ormai 40 anni, che è la nave di bandiera della flotta anfibia, è in attesa che entri in linea nave Trieste, cosa che dovrebbe avvenire l'anno prossimo, per andare in disarmo. Quindi abbiamo un piano di rinnovamento della flotta, noi abbiamo 62 navi maggiori più 2 intelligence, di cui, ripeto, una parte deve essere ammodernata o rinnovata nei prossimi 15 anni e i finanziamenti sono parzialmente stati individuati, ma non completamente. Per quanto riguarda la flotta aerea, le principali criticità sono, noi siamo l'unica marina d'altura che non ha aeromobile pilotaggio remoto, perché non saprei dirlo, ma la situazione è questa. Ne abbiamo uno, ci stiamo dotando appunto di questi 14 aeromobili di pilotaggio remoto che dovranno essere imbarcati sulle navi e che sono fondamentali perché consentono di volare sul territorio ostile senza mettere a repentaglio gli equipaggi, per esempio. E siamo altresì l'unica marina d'altura che non ha il pattugliatore, l'aereo di pattugliamento marittimo in versione antisommergibile. Qualunque sia l'opzione, se andare sul modello straniero, quindi il pilota americano, il pilota giapponese, o su quello italiano, il C-27, comunque richiederà dai 4 a 5 anni prima che siamo in grado di dotarci di questo strumento. Oggi siamo costretti a chiedere agli Stati Uniti, quando abbiamo un'esigenza, di fornirci un loro pattugliatore marittimo di quelli stanziati a Sigonella. Quindi non abbiamo un'autonomia strategica da questo punto di vista, con questo assetto che è fondamentale. Stiamo rinnovando il parco dei velivoli anfibi quindi alcune considerazioni finanziarie. Mi metto gli occhiali perché ormai faccio finta di vederci, ma non è vero. Quindi gli stanziamenti in legge di bilancio 2023 non favoriscono il tempestivo conseguimento delle capacità individuate dal modello di riferimento per la Marina, che ha visto assegnazioni inferiori alle reali necessità di rinnovamento e ammodernamento da avviare nell'anno, sia sul bilancio difesa sia sul MIMIT. Nello specifico le assegnazioni risultano più basse rispetto al quadro esigenziale sull'intero quindicennio coperto dal Fondo Difesa 2023-2037 e questo soprattutto in questo quinquennio 23-27, in cui l'ormai consolidato incremento della curva dei fabbisogni, diretta conseguenza anche dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime a causa dell'attuale situazione geopolitica, richiederebbe maggiori disponibilità finanziarie per consentire l'avvio e il sostegno dei programmi della Marina così come delle altre forze armate. Inoltre le minori risorse MIMIT in legge bilancio 2023 hanno generato ritardi nei pagamenti per esempio delle FREM 11-12, delle fregate antisommergibile che rimpiazzano quelle che abbiamo ceduto all'Egitto, con rischio di penali e interruzione soprattutto di sostegno ai programmi del nuovo sommergibile, dell'elicottero NH90 e di altre FREM che sono la spina dorsale della flotta. Per rimediare a queste criticità è necessario intraprendere misure che conferiscano al processo di ammodernamento e rinnovamento dello strumento difesa certezza, stabilità e profondità degli investimenti. In tal senso, come peraltro sostenuto dal Ministro della Difesa nel corso dell'audizione dello scorso 25 gennaio, quale provvedimento mirato ad accordare strutturalità al ciclo di programmazione sarebbe auspicabile, già con la prossima legge di bilancio, ridotare il fondo per gli investimenti della difesa mediante un'unica manovra che accorpi i volumi finanziari relativi a 3 provvedimenti successivi. Potrebbe anche essere questo provvedimento accompagnato da una semplificazione delle norme amministrativo-contabili, tanto nazionali quanto europee, volte a favorire l'efficientamento e la velocizzazione dell'attività di procurement militare. L'attuale impianto normativo per gli appalti pubblici è infatti contraddistinto da tempistiche acquisitive spesso non coerenti con l'esigenza di tempestività nell'approntamento in generale con la necessità di immediatezza nell'espressione di capacità operative da parte delle Forze Armate. Partendo dalla condivisa esigenza di aggiornare la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori di difesa e sicurezza, si potrebbe cogliere l'opportunità di elaborare un codice ad hoc per il settore della difesa che tenga conto delle nostre peculiarità e consenta al Dicastero di potersi dotare di sistemi e capacità in tempi decisamente più rapidi. Cioè, oggi noi la burocrazia e la situazione attuale non ci consente di stare al passo con l'evoluzione tecnologica che è rapidissima e questo rappresenta un grosso problema. Quindi per fare tutto quello che dobbiamo fare, abbiamo tutti gli strumenti. Allora, quando si parla di navi bisogna pensare a un criterio rotazionale di 1 a 3, cioè per avere una nave sempre in mare
Di quel tipo di navi ce ne vogliono tre, perché due navi si dividono l'anno, fanno sei mesi di acqua in acqua a testa, e una è ferma per lavori, manutenzioni occasionali, non programmate, cambio equipaggio, addestramento elementare. Il criterio dovrebbe essere una a quattro, ma con le navi moderne si riesce a scendere una a tre. Quindi le FREM, per esempio, nascono per fare 3.000 ore di moto l'anno da targa, cioè 125 giorni di mare, oggi ne fanno 4.200, 175. Quindi con una grande usura delle navi, a cui riusciamo a rispondere, e soprattutto una grande usura degli equipaggi. Tenete conto che i francesi, appunto, che hanno lo stesso numero di navi nostre, proprio per evitare di sottoporre gli equipaggi a questo impegno così gravoso, hanno deciso di dotare ogni frame di due equipaggi. Quindi ogni frame francese ha due equipaggi, dal comandante all'ultimo marinaio, così come ogni sommergibile francese. Noi non riusciamo a garantire un equipaggio completo per nessuna delle nostre frame. Questa è la differenza. Stavo dicendo, allora, quando mettiamo in mare o il gruppo anfibio nazionale, o il gruppo portaereo, o la somma dei due, questi assetti devono andare in giro con una scorta. La scorta ideale, cioè il livello necessario, sarebbero tre navi antiaeree, tre frame antisommergibili e un sommergibile che li scorti. Ora, il sommergibile, i nostri sono estremamente efficienti, efficaci, strumenti di intelligence formidabili, ma proprio per come sono fatti sono lenti, quindi li possiamo impiegare nel Mediterraneo, non fuori dal Mediterraneo. Non abbiamo tre navi antiaeree di difesa aerea oggi in grado di garantire la necessaria scorta a questi gruppi navali, ne abbiamo due che rappresentano il livello minimo ad alta intensità, quindi noi oggi siamo in grado di mettere in mare il gruppo portaerei o la capacità expeditionary per 6-8 mesi, ma chiaramente sguarnendo le altre operazioni, perché ne abbiamo due di caccia antiaerei, dobbiamo sperare che siano entrambi non ai lavori, abbiamo quattro frame antisommergibili, ne avremo sei nei prossimi 4 anni, quindi la situazione è molto complessa, riusciamo a garantire continuativamente il livello minimo a bassa intensità. Quindi in ordine di priorità queste sono le navi. Rispetto al modello di riferimento interforze, che è del 2017, che andrà aggiornato, sono le navi di cui avremo bisogno. Quindi in ordine di priorità noi avremo bisogno di da 3 a 6 fregate antisommergibili in più, 2 navi antiaeree in più, una seconda portaerei per garantire di avere la portaerei tutto l'anno disponibile, una nave logistica e 2 sommergibili. Ora, il citato tale documento capacitivo potrebbe trovare coerente attuazione ove si concretizzasse l'impegno politico di raggiungere il 2% del PIL per le spese della difesa, l'autoriferimento assunto nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E la spiegata misura di un'unica manovra che accorpi i volumi finanziari relativi a 3 provvedimenti successivi costituirebbe un tangibile passo verso tale obiettivo, fornendo l'adeguata copertura finanziaria al corretto dimensionamento non solo della Marina ma anche delle altre forze armate, come ha già ricordato il generale Serino nella sua recente audizione. Quando si investe in marittimità si investe in Italia, l'80% dei fornitori sono nazionali, c'è un grande livello occupazionale che si attiva, per costruire una nave dal taglio della mera alla consegna ci vogliono 4 anni, in questi 4 anni si attiva un indotto molto importante, si attivano piccole e medie imprese, l'esempio di Castellammare di Stabia è palese, da quando costruiamo le navi l'economia di quella città ha cominciato a ricrescere. Quindi insomma gli investimenti in marittimità, pur essendo investimenti importanti, ma poi ritornano e danno concreti benefici per il paese sia su livelli produttivi che su quelli occupazionali. Passiamo rapidamente al personale, che rappresenta la più importante risorsa. Ora io qui, al di là dei numeri, se guardano le percentuali di ripartizione tra le forze armate, tra gli anni 80 e oggi non è cambiato nulla dal punto di vista della ripartizione delle percentuali, però è cambiato il mondo. Ora, negli anni 80 noi avevamo un grande esercito a presidio della frontiera terrestre del Patto di Varsavia, una grande aeronautica che doveva contrastare gli obiettivi del Patto di Varsavia nei territori ostili e una marina che svolgeva un ruolo ancillare di scorta alle portaerei americane. Il mondo è cambiato, ma noi evidentemente non ce ne siamo accorti, perché il taglio è stato fatto a pantografo, ha tenuto conto soltanto di esigenze economiche, per cui ha avuto un grave impatto sulla Marina Militare in particolare. Come ha detto il generale Serino nella sua audizione, l'ideale sarebbe tornare alla situazione pre-244 con un modello a 190.000 uomini e donne che consentirebbe alle forze armate di avere l'auspicato livello di numeri di personale. Se guardiamo la ripetizione degli altri paesi più simili a noi,
vediamo che i numeri, le percentuali di ripartizione tra marina e aeronautica sono più o meno simili negli altri paesi. In Francia i Marines fanno parte dell'esercito, per cui se noi consideriamo la funzione Marines, in effetti la Marina ha 57.000 persone. Poi da noi c'è ancora un grosso sbilanciamento rispetto ad altri paesi che sono simili a noi, che hanno adeguato i loro strumenti all'attuale situazione geopolitica più rapidamente di noi, evidentemente. La condizione del marinaio è molto, molto complicata, soprattutto nei primi 15 anni di carriera, quando si rimane tutti a bordo in maniera più continuativa e sono gli anni in cui una persona mediamente crea la propria famiglia. Noi li passiamo in mare, lontano da casa, in condizioni diciamo difficili anche dal punto di vista fisico. Io nell'operazione antipirateria che ho condotto, che ho comandato, ho passato 5 mesi nell'Indiano, i primi 77 giorni col monsone, vuol dire con 20-50 nodi, sempre in mare, e al di là del mal di mare che uno può soffrire o meno, poi ci si abitua, è la fatica fisica che si fa nelle continue accelerazioni che comporta lo stare a bordo in quelle condizioni, non si riesce a dormire la notte, quindi insomma una condizione anche stressante dal punto di vista fisico oltre che mentale. E che porta a questo, che ha portato a questo, questo sono il personale che transita dall'impiego militare all'impiego civile. Vediamo che per la Marina negli ultimi anni abbiamo avuto un numero di transiti di pari a 2.600 persone, quindi quasi l'8% della forza della Marina, contro 1.000 dell'esercito, ma 1.000 su 90.000 e solo 100 dell'aeronautica. Questo appunto è l'indice di quanto la condizione del marinaio sia molto 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 difficile. Il problema di queste fuoriuscite, che rimangono però a carico della Forza Armata, cioè sono poltrone che risultano occupate dalla Forza Armata anche se gente che non c'è più. Quindi questo per esempio non mi consente di arruolare 2.600 persone fin tanto che questi non vanno in pensione. E questo è un gravissimo problema per noi. Questo è lo studio che ha fatto il mio predecessore, l'ammiraglio Capo Dragone, quando era al mio posto, ha stabilito un'esigenza della Marina di 39.000 unità, minima di 35.000 unità. Oggi non siamo a questa situazione. Io adesso andrei avanti rapidamente. Sui civili vale la stessa situazione. Noi dovremmo avere 9.000 unità, ne abbiamo oggi 4.700, ma siccome c'è stato il blocco del turnover, stanno raggiungendo per la maggior parte, tutti insieme, l'età pensionabile. Al primo gennaio del 2028, considerando anche le assunzioni già previste, noi avremo un numero di 3.500 civili, quindi un terzo di quelli che ci servono. Oggi abbiamo una carenza dell'85% di dirigenti, 44% di tecnici e 28% di amministrativi, il che ha un impatto veramente importante su alcune infrastrutture, soprattutto sugli arsenali. Per formare un operaio ci vuole tempo, è necessario quindi riaprire anche la scuola operai. Sulle infrastrutture noi abbiamo un debito, abbiamo un parco di infrastrutture di circa 3.000 appunto infrastrutture con un importante debito manutentivo e per le quali abbiamo avviato differenti programmi di adeguamento, modernizzazione e efficientamento energetico. Gli arsenali sono strutture strategiche non tanto per la Marina ma per il Paese. Nelle città in cui sono dislocati, soprattutto Taranto, Spezia, Augusta e Brindisi, sono importanti fattori di economia per queste città, ma sono afflitti da un grave debito manutentivo, hanno necessità di adeguamento tecnologico importante e hanno delle criticità che poi riassumo alla fine, ma che sono rappresentanti dai vincoli degli appalti pubblici. Insomma, per realizzare un'impresa ci vogliono 5-7 anni. Un esempio, Accademia Navale. L'Accademia Navale sta rinnovando tutto il parco degli allievi, un'impresa di 60 milioni di euro che avverrà in 6 anni. Bene, questi lavori dovevano iniziare nel 2001. Io sono arrivato in Accademia da direttore corso allievi, mi fu detto stanno per iniziare questi lavori, sarà molto complicato, i lavori sono iniziati nel 2022. Questi sono i fatti, quindi non riusciamo con questo sistema a mantenere in efficienza il parco infrastrutturale della Marina. Lo stesso vale per le basi navali che stiamo adeguando, c'è un grande piano di adeguamento delle basi navali per garantire alle nuove navi di poter ormeggiare. Avremo quindi un parco di basi navali moderno. Io ho visitato di recente Tolone, la base navale francese, sembra di essere veramente su un altro pianeta rispetto a noi, ma noi ci stiamo adeguando. Anche qui non ci sono tutte le risorse che serviranno, c'è un grande piano di investimenti, ma serviranno più risorse. Lo stesso vale per le basi aeromobili, soprattutto Grottaglie, dove verranno ospitati gli F-35, che è in corso di adeguamento.
Abbiamo una criticità negli alloggi, noi abbiamo il 35% di alloggi inagibili e un 20% di occupati di segno titolo. Faccio un esempio, gli alloggi ad incarico ne abbiamo 1676, di cui 500 sono i lavori, 316 occupati da segno titolo, quindi soltanto la metà disponibili per il personale. Anche qui comunque stiamo lavorando, stiamo investendo, ma le principali criticità a fattor comune della parte infrastrutturale è che sono i vincoli appunto imposti dal codice degli appalti e delle concessioni, i tempi espansi delle fasi di attraversamento dei procedimenti, come ad esempio acquisizione dei pareri e autorizzazione da parte degli enti preposti, prescrizioni dell'ANAC e la gestione del contenzioso, che è molto importante. Allora qui andrebbero individuate nuove soluzioni, ad esempio dare un commissario straordinario per le grandi imprese, come è stato fatto per il Ponte di Genova, considerando appunto che vengono realizzate nell'interesse della sicurezza del Paese. Quindi individuare quelle opere che vengono realizzate esclusivamente nell'interesse della sicurezza del Paese e per queste destinare un commissario straordinario. Noi abbiamo già individuato per la Marina tutte quelle imprese che possono essere eleggibili. Un esempio, il cinema dell'Accademia Navale, che è chiuso e sta crollando, andrà ricostruito, ma quello chiaramente non serve al Paese, non deve essere ristrutturato nell'interesse del Paese, seguirà il codice degli appalti regolarmente. Ci vorranno 8 anni per avere il nuovo cinema, dove gli allievi fanno lezione, peraltro, non ce l'abbiamo oggi, vanno in palestra a fare lezione. Però noi quindi abbiamo individuato soltanto le infrastrutture, ma sono tante, dove potremo nominare un commissario straordinario per velocizzare la ristrutturazione. Sto per chiudere, dimensione subacquea, il mondo nuovo, quindi la dimensione subacquea sta diventando una vera e propria dimensione fisica. Le leggi naturali che regolano il mondo subacqueo sono diverse da quelle che regolano il mondo superficiale, quindi nel mondo si sta andando verso la quinta dimensione fisica, che si aggiungerà alle altre 4. In legge di bilancio è stato stabilito di attivare il Polo Nazionale Subacquea, l'idea è di tagliare il nastro alla Spezia il prossimo 9 giugno, la Marina avrà un ruolo di direttore d'orchestra, stiamo scrivendo il decreto ministeriale che poi il Ministro della Difesa dovrà concordare con il MUR e con il MIMIT, e darà via appunto a questo mondo che sarà un incubatore di start-up, uno spin-off per attività. Il mondo subacqueo sarà popolato da droni, con una nave madre di superficie subacquea con o senza pilota e da sensori. Questo è il mondo subacqueo. Ci sono grandissimi investimenti anche già dai privati. I mega yacht adesso vengono tutti costruiti con un sommergibile tascabile che serve per fare turismo subacqueo o al proprietario di scappare in caso di attentato. Ecco, ci sono grandi investimenti che devono essere fatti, che sono pari a quelli che si fanno per lo spazio. C'è una grande corsa allo spazio, come ho detto, è molto meglio conosciuto lo spazio del mondo subacqueo, qui siamo a casa nostra, è ora di cominciare a lavorare a casa nostra. Chiudo presentando il giro del mondo delle Vespucci. Nave Vespucci, che ha compiuto ieri 91 anni, partirà a luglio per un giro del mondo di 22 mesi. Toccherà quindi farà 31 soste in 28 paesi, in tutti i 5 continenti, lì sarà il sistema paese che si muoverà, quindi il Ministro della Difesa ha scritto a tutti i ministri di essere presenti, perché il sistema paese che si muove dovrebbe essere nominato ambasciatore per gli oceani nel 2024, nella giornata mondiale degli oceani, quando sarà a Honolulu. Allora io direi che questo conclude la mia presentazione rapida, lascio le conclusioni alla Strida. Grazie, ringrazio l'ammiraglio Credendino per l'ampia relazione completa. Passiamo adesso alle richieste di intervento dei colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Carrà. Prego, onorevole Carrà. Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi e buongiorno ammiraglio. Tanto la ringrazio per la sua presenza e soprattutto per l'eccellente presentazione delle linee programmatiche della Marina Militare. Io il quesito che mi pongo è che, essendo che negli ultimi anni, in particolare dopo lo scoppio della crisi ucraina, lo scenario internazionale è profondamente mutato e le minacce alla sicurezza nazionale e a quella degli alleati europei è aumentata. In particolare il Mar Mediterraneo è tornato ad essere un teatro operativo fondamentale sia per il nostro Paese sia per l'Unione Europea. Di conseguenza la Marina Militare Italiana dovrà aumentare ulteriormente la sua attività di controllo e di presidio degli interessi nazionali nel Mare Nostrum. E chiedevo qual è lo stato attuale
a disposizione delle forze armate, cioè, e se sono essi sufficienti per svolgere tutti i compiti assegnati, visto tutte le problematiche anche che lei ci ha evidenziato nella circostanza. Grazie. Grazie onorevole Carrà. Onorevole Bicchielli. Sì. Eccoci. Ammiraglio, la ringrazio, e la ringrazio soprattutto perché la sua relazione, che è stata dettagliata, precisa, puntuale, mi dispiace essere arrivato con pochi minuti di ritardo, e soprattutto severa e giusta, ed è sarà fonte del nostro lavoro, perché ovvio le preoccupazioni che lei ci ha rappresentato diventano da oggi anche le nostre preoccupazioni, e con il Presidente sicuramente dobbiamo farcene carico, anche perché la situazione geopolitica è completamente mutata negli ultimi anni, quindi non possiamo più guardare con distacco le vicende. Soprattutto credo che il raggiungimento del 2% del PIL è un obiettivo che ci dobbiamo porre. Però io su un tema che mi sta a cuore, cioè quello del fianco sud, che ormai è diventato un asset strategico, come lei ha detto più volte, e della necessità di avere una conoscenza approfondita e completa di ciò che accade nel Mediterraneo, che nella relazione lei continuamente ci ha mostrato come asset centrale, e come ribadito poi anche nel documento programmatico pluriennale, quello del 22, tutto ciò presuppone un rafforzamento dell'intelligence strategica. E quindi la mia domanda, nello specifico, proprio perché c'è bisogno di questo rafforzamento, le unità FREM nella versione, come diceva alla fine, nella versione antisommergibile, secondo lei sono sufficienti per questo tipo di operazioni, oppure bisogna iniziare a pensare anche ad altro? Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bagnasco. Prego. Grazie Presidente. Intanto ovviamente la ringrazio per la sua presenza oggi e per l'illustrazione estremamente attenta e compiuta che ci ha fornito, anche attraverso questo materiale cartaceo che anche fisicamente ci rende molto più facile aver seguito il suo interessantissimo intervento. A nome ovviamente del gruppo politico di Forza Italia ringrazio quindi la Marina che quotidianamente continua a dare un prezioso contributo alla sicurezza e alla stabilità del Paese e dell'Europa. Io le parlerò di una questione particolare, anche perché voglio inserire il discorso più ampio, sul quale trovo ampia convergenza, su quello che lei ovviamente ha detto, sull'importanza soprattutto della Marina in questo momento particolare, ma non solamente in questo momento particolare, sul fatto che noi siamo una realtà totalmente inserita nel mare, sul mare. Quindi è chiaro che la Marina è talmente ovvio, talmente semplice che capire quanto sia importante avere una Marina all'altezza della situazione. Io le parlerò invece di qualcosa di più specifico, anche perché che lei del resto ha accennato durante la sua relazione, e anche per quanto riguarda quindi l'importanza economica degli investimenti che andiamo a fare sul settore della Marina, investimenti che soprattutto in alcuni territori, io vengo dalla Liguria e la Liguria e il mio collegio va da Genova alla Spezia. Da Genova alla Spezia ci sono tantissime, tutte o quasi tutte, le più grandi aziende che operano nel settore, quindi per noi in particolare, per la Liguria, ma direi ovviamente a livello nazionale, sono estremamente importanti anche dal punto di vista economico, oltre che strategico, come lei giustamente ci ha fatto rilevare. Quindi colgo l'occasione della sua presenza per sottoporle una questione molto specifica. La legge di bilancio del 2023, con l'articolo 1, commi 658 e 59, ha promosso la valorizzazione del settore della subacquea, lei ne ha parlato, ho visitato più volte queste straordinarie situazioni sul nostro territorio, della subacquea nazionale, e l'istituzione del polo nazionale al fine di rafforzare la ricerca e l'innovazione nel dominio sottomarino
e mettere quest'ultimo, ne ha chiuso proprio, quindi mi fa piacere inserirmi in questo discorso, e mettere quest'ultimo in sicurezza con l'obiettivo di favorire anche le opportunità industriali ed economiche. Il compito di promuovere le attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale è stato affidato ovviamente alla Marina. Nel polo nazionale della subacquea, che si presume avrà sede presso il centro di supporto e sperimentazione navale di La Spezia, le aziende nazionali della navalmeccanica svolgeranno un ruolo fondamentale, sia per guidare le attività di ricerca, sia per favorire la filiera nazionale, che è composta da numerose PMI. La Marina Militare, che ha assunto la governance dell'iniziativa, ritiene che possa essere coinvolto il tessuto produttivo locale, ossia le aziende piccole, medie e grandi del settore che insistono sul territorio. Questa è una domanda specifica, spero che possa dare una risposta affermativa, ovviamente. Grazie, do a questo punto la parola all'onorevole Pellegrini. Grazie Presidente. Ammiraglio, innanzitutto voglio ringraziarla per la ampia illustrazione che ci ha fatto, devo dire che però è stata ricca e sintetica allo stesso tempo, quindi davvero complimenti. Ci ha illustrato sia la situazione attuale, i teatri di intervento della nostra Marina, e anche, come dire, un'evoluzione futura. Mi ha particolarmente colpito il riferimento che lei ha fatto alla necessità che ha la Marina di ammodernarsi da una parte e di reperire risorse che siano sia umane. Le ha fatto esplicito riferimento a questo, confrontando la nostra situazione con quella di nostri alleati, e sia quello di mezzi. Io a questo proposito vorrei fare con lei una considerazione che è generale, che però va nel particolare. La considerazione generale è che se noi audissimo, e io tra l'altro provengo da altra commissione economica nella scorsa legislatura, se noi audissimo qualsiasi articolazione dello Stato, le assicuro, e questo glielo dico per esperienza personale, che esattamente il 100% delle articolazioni dello Stato ci direbbero, anzi ci dicono, che mancano uomini e donne, che mancano mezzi e che quindi ci sarebbe bisogno di ulteriori investimenti, ulteriori acquisti. E questi sono fatti, cioè non sono impressioni. Quindi io sono sicuro che quello che lei ha rappresentato corrisponde esattamente alla verità, però il compito della politica è anche stabilire quali sono le priorità per il Paese. Quindi quando lei fa riferimento all'auspicio del raggiungimento nei tempi più brevi possibili del 2% della spesa militare sul PIL, che peraltro è un impegno che noi abbiamo preso come paese NATO, però si scontra con la situazione del paese. È noto a tutti noi che il paese attraversa una situazione non facilissima, veniamo da una pandemia, siamo in una situazione di guerra, le sanzioni purtroppo colpiscono anche le nostre aziende, alcune in maniera pesante, e quindi la politica deve individuare il bilanciamento tra le esigenze che lei ha rappresentato e le esigenze, la dico proprio terra terra, dei cittadini che devono mettere il piatto a tavola. Quindi non è banale decidere quando e come raggiungere il 2%, perché un conto è farlo in un anno, in due anni, un conto è farlo nei prossimi 10 anni, e quindi dando respiro ad altri settori del paese. Quindi io, e concludo anche perché i lavori d'aula incombono, io mi permetto di segnalarle questo, che credo sia utile anche alle interlocuzioni tra le nostre forze armate e la politica. Non c'è una mancanza di volontà o una sordità o una non voler ascoltare le esigenze delle nostre forze armate, nel suo caso la Marina, ma ripeto, noi abbiamo il dovere di sentire le esigenze di tutto il Paese. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Chiesa. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti nei confronti dell'ammiraglio per aver illustrato le linee programmatiche in Commissione Difesa, e a nome del gruppo faccio gli auguri di buon compleanno all'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, che ieri ha compiuto 92 anni. Io ho una curiosità e qualche domanda. Parto dalla curiosità. Nel 2016 ero presente a Mugello alla consegna da parte di Fincantieri della nave Alpino, una Frem, dal motto di qui non si passa, se non sbaglio, anche se ha già risposto. Sono previste nuove consegne o no? Altra domanda, Gibuti.
che sarà oggetto di una visita prossima della Commissione Difesa. In cosa consiste la vostra missione? Solamente antipirateria o altro? Poi, quanto sono importanti i protocolli d'intesa, per esempio con Confindustria, per la ricollocazione del personale vostro comunque in congedo? E mi avevo segnato un'altra, ma mi aveva anticipato il collega, quindi ha già parzialmente detto lui. Do a questo punto la parola all'onorevole Graziano. Prego. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, un grazie di cuore alla Marina e in particolare all'ammiraglio che ci ha brillantemente illustrato quella che è la situazione geopolitica, infrastrutturale e, come dire, di sistema che c'è nei mari del mondo e sui quali sostanzialmente, in particolare nel Mediterraneo, dove un paese come l'Italia ovviamente è difatti punto cardine di tutto il sistema. Io penso che il primo punto sul quale bisognerà agire, e a mio avviso noi su questo anche come Commissione dovremmo fare un lavoro, lo dico al Presidente, perché è chiaro che essendo una penisola e avendo il mare dappertutto, ripercorrendo la logica degli impegni prioritari che all'interno della difesa noi dovremmo tenere conto, probabilmente dobbiamo fare una riflessione che quello che è il sistema di difesa principale che noi dobbiamo avere è dal mare, perché chiaramente il punto di fondo che noi abbiamo è quello. Mi pare evidente che pone due questioni e quindi chiedevo in particolare delle informazioni su questo. Il tema dei pescherecci, quello che succede a largo della Libia, che sostanzialmente volevo sapere quanto riusciva la Marina e quanto era impegnato, anche perché ha basse somme, diciamo, sostanzialmente in bilancio, e quindi quanto riesce a tenere testa a questa cosa. Una cosa molto allarmante, che è quella della presenza delle navi russe, del numero elevato a largo della Siria e quindi di lì, e questo ovviamente cambia, diciamo, il quadro, per cui capire qual è il quadro di comando oggi all'interno del Mediterraneo e quando nel futuro cosa accadrà, perché se non sbaglio a breve bisognerebbe cambiare il quadro di comando del Mediterraneo, se non sbaglio, o ci deve essere, diciamo, sicuramente un cambio strategico del comando. Io penso che su questo il governo debba fare un lavoro affinché sia l'Italia a guidare, diciamo, questo processo in qualche modo. E poi quali misure, perché lei ha detto una cosa a mio avviso molto importante, quali misure secondo lei bisogna adottare per evitare l'uscita massiccia di quelli che sono il personale impiegato della Marina, perché questo a mio avviso diventa un elemento fondamentale, insieme al fatto che lei giustamente dice oggi siamo in alcuni casi in cui ci sono le navi che non hanno una di fatti non hanno nemmeno l'autodifesa, quindi diciamo siamo ben oltre, diciamo, la condizione di base. È chiaro che però se non abbiamo più né le armi di autodifesa, ma addirittura non abbiamo nemmeno il personale, insomma, come dire, diciamo siamo oltre la bandiera bianca, diciamo, in qualche modo, per cui dobbiamo provare a capire quali sono le misure urgenti che si possono fare, e noi lo dico da capogruppo del PD, che, come dire, rinnovo i ringraziamenti all'ammiraglio, ma è su questo che forse dobbiamo porre un tema, perché se c'è un'uscita massiccia e non abbiamo più il personale, quello diventa poi un quadro complicato da gestire complessivamente, per cui la ringrazio ancora e mi fermo qui. Grazie onorevole Graziano, do la parola all'onorevole Giorgio Mulè. Prego onorevole Mulè. Grazie Presidente, buongiorno all'ammiraglio Credendino.
I ringraziamenti anche in questo caso, anche per questa audizione, non sono di rito, perché avere rappresentato la Commissione con gli occhi della realtà e quindi con questo senso davvero istituzionale fa ulteriormente onore all'istituzione della Marina Militare. Quindi grazie per averci messo nelle condizioni di avere un quadro chiaro ed esaustivo. I ringraziamenti sono poi proprio rispetto a quello che lei ha rappresentato per l'impegno che le donne e gli uomini della Marina riescono ad assicurare alla Repubblica nonostante le carenze di mezzi e di uomini. Quindi tralascio quanto già detto dal collega Bagnasco, mi collego all'ultimo intervento dell'onorevole Graziano proprio sull'aspetto che assume i contorni di una, mi consenta, malattia che evidentemente dobbiamo affrontare, che riguarda soprattutto la Marina Militare, ma che riguarda anche in parte non così importante ma numericamente seria l'esercito, in maniera molto minore l'aeronautica, cioè il transito del personale militare in quello civile. In questo volevo chiederle se eventualmente poteva darci dei dati ulteriori sul periodo che passa da quando vengono arruolati a quando si chiede il transito, per verificare se forse c'è allora un intervento da fare da parte del Parlamento in sede di reclutamento, in sede di accompagnamento psicologico, oppure se si tratta di qualcosa di diverso. È tutto molto chiaro invece, la ringrazio per la dotazione dei mezzi, quando poi oltretutto porta l'esempio della Francia, cioè dei 3 equipaggi pronti con un backup e il rientro rispetto all'unico che è anche insufficiente all'Italia, già mette in piedi una situazione che da sola si commenta rispetto alla nostra capacità. Volevo soltanto sollecitarle se ritiene un'eventuale informazione alla Commissione riguardo all'aspetto cyber, che in questi giorni peraltro si ripropone con prepotenza, e se su questo la Marina ha già dei programmi avviati, sta già, come dire, facendo, si è già dotata di un sistema o all'interno dello Stato Maggiore della Difesa o autonomamente, che le permette di tranquillizzare, come certamente sarà la Commissione, quindi il Parlamento, se è necessario anche in questo campo preoccuparsi per fare degli interventi di supporto alla Marina. Quindi grazie ancora, ammiraglio, buon lavoro. Grazie. L'ultimo intervento, l'onorevole Malaguti. Avverto i colleghi che l'aula inizierà alle 9.55, quindi alle 9.50 dobbiamo sospendere la seduta. Grazie Presidente, mi unisco ai ringraziamenti per la sua presenza, ammiraglio. Non avevo dubbi che ci fossero delle carenze in tema di organici e di mezzi, perché è evidente che se noi, i governi dal 2014 non hanno rispettato quell'accordo NATO del 2%, adesso siamo all'1,38, non si possa essere all'avanguardia. In particolare con la Marina, visto che noi siamo una piattaforma sul Mediterraneo che dovrebbe avere un occhio di riguardo proprio per questo motivo evidente agli occhi di tutti. La domanda che io però le vorrei porre, poi c'è anche da dire un'altra cosa, che se dei governi buttano risorse in provvedimenti assurdi, che non cito per non far nascere delle polemiche in questa Commissione, non è colpa né della Marina, né dell'aviazione, né dell'esercito. Ma comunque, al di là di questo, la domanda che io le vorrei porre è questa. Io ho ancora sotto gli occhi la vicenda traumatica dei due Marò, Girone e La Torre, che considero un capitolo vergognoso della nostra democrazia, della nostra diplomazia. Loro hanno fatto solo il loro dovere con scrupolo e competenza. Volevo chiederle se da quell'esperienza così brutta per la nostra diplomazia, per gli stessi Marò, ovviamente per tutto il nostro paese, si sia pensato a qualche provvedimento per situazioni analoghe in futuro e per far uscire immediatamente i nostri militari da una situazione così spinosa. Grazie. Grazie. Onorevole Padovani. Sì, grazie Presidente, grazie Ammiraglio per essere stato così preciso, aver fatto una fotografia netta e chiara sulla situazione. Due domande velocissime, una mi ha sostanzialmente già anche annunciato, già parzialmente risposto, quella che è la situazione dell'arsenale di La Spezia, dove so che sono arrivati alla sua attenzione molti appelli per quanto riguarda il personale. L'altra domanda è
ha parlato di un atteggiamento aggressivo da parte dei russi sul Mediterraneo. Se dovessimo quantificare le percentuali di possibilità di incidente sul Mediterraneo, lo possiamo fare? Abbiamo un'idea di quello che potrebbe essere? Grazie. Grazie. Do a questo punto la parola all'ammiraglio Credendino per la replica. Grazie. Sì, cercherò di essere rapido. Se magari rimane qualcosa fuori posso dare delle schede o posso anche tornare. Non c'è problema. Sulla questione cyber che non ho toccato, comincio dal cyber perché non ne ho parlato durante la relazione per mancanza di tempo. Noi abbiamo una grande attenzione alla cybersicurezza. Le nostre navi, soprattutto quelle che stiamo costruendo adesso, saranno tutte cyber resilient, ma per la prima volta in assoluto nell'esercitazione che faremo ad aprile di un mese, che vedrà in mare tutta la flotta che naviga, faremo un grande addestramento di cybersicurezza, quindi per vedere come gli equipaggi sono in grado di rispondere. Oggi abbiamo iniziato con un'esercitazione piuttosto semplice, cioè di phishing, quindi abbiamo mandato un sacco di messaggi a tutto il personale per vedere chi abboccano. Quindi siamo molto attenti alla cyber, è una nostra priorità, anche perché la nave quando è in mare è molto vulnerabile e da lì è possibile entrare per poi causare danni. Secondo punto, il personale. Ora, il personale è la priorità assoluta, la mia priorità assoluta, ed è la principale difficoltà della Marina, quindi se bisogna parlare di investimenti, bisogna partire dal personale ovviamente. Essendo sottodimensionati, succede che molti equipaggi, quando rientrano, non hanno la possibilità di fare recupero psicofisico. Ci sono persone che rientrando da 6 mesi di attività devono andare poi in temporaneo imbarco su un'altra nave che non ha l'equipaggio completo e che riparte per altri 6 mesi. Questo avviene di frequente, questo avviene nei primi anni appunto di vita professionale. Io sono uscito nell'84 dall'Accademia e sono sbarcato dopo 12 anni di imbarco consecutivo. E quindi è chiaro che in questa fascia avvengono le fuoriuscite, e meno gente c'è e più ci sono fuoriuscite, perché il cane che si morde la coda, cioè meno gente c'è meno la gente si riesce a fare una vita familiare, personale, ad avere un adeguato recupero psicofisico e più fuoriescono. Io parlo con quelli che danno le dimissioni, se ne vanno veramente con grandissimo dispiacere, ma mi dicono tutti: ammiraglio, non ce la facciamo più. Semplicemente non ce la facciamo più. Quindi ho istituito anche un consigliere per il benessere e la salute mentale del personale, il mio consigliere che è un ammiraglio specializzato in psichiatria. Stiamo facendo degli studi sul modello organizzativo della Marina per vedere cosa possiamo cambiare. Ho tagliato del 20% il mio stato maggiore per aumentare il bacino di persone da poter mandare a bordo. L'anno scorso ho mandato in disarmo 2 navi certamente vecchie, ma che ancora funzionavano egregiamente, tra cui una rifornitrice per poter impiegare quegli equipaggi sulle navi nuove. Nave Garibaldi, che è la nostra oggi nave anfibia, il giorno che entra in linea la nave Trieste va in disarmo e tutto l'equipaggio passerà sul Trieste, ma è chiaro che la carenza di personale è una priorità assoluta. Per fare quello che stiamo facendo stiamo chiedendo uno sforzo incredibile al personale, che sta rispondendo veramente in maniera eccellente, ma è necessario intanto, per esempio, considerare fuori organico quelli che fuoriescono, cioè una volta che uno esce dalla Marina deve essere fuori organico. Questo mi consentirebbe di arruolare per ogni persona che esce una persona in più, cosa che oggi non posso fare, devo aspettare che quella persona vada in pensione per poter fare l'arruolamento. Questo è una cosa, per esempio, da fare possibilmente con la massima urgenza, che potrebbe consentirci di avere 3.000 persone in più in tempi ragionevoli. Andando poi sul... No, è poi chiarissimo quello che ha detto lei, è chiaro che tutti fanno rappresentare, è proprio questo, la politica poi fa le scelte, quindi la politica, noi abbiamo il dovere come tecnici di rappresentare la situazione. Quello che mi preme dire è che quando si investe in marittimità si investe in Italia, cioè tutto quello che si investe rientra in Italia. Costruire navi per Fincantieri, per esempio, potrebbe voler dire aprire altri cantieri che lo hanno dormienti sul territorio nazionale, quindi sono investimenti che portano, che rientrano in PIL e in occupazione, quindi questo è l'investimento in marittimità. La situazione nel Mediterraneo, come ho detto, è molto complessa, siamo in una situazione di equilibrio instabile, no? Di equilibrio instabile. È il fianco sud, com'è? Esatto, esattamente così. Siamo il fianco sud dell'Alleanza Atlantica, siamo il fianco sud dell'Europa, cioè quello che avviene nella regione Mediterraneo allargato si riverbera sui paesi della sponda sud dell'Europa e direttamente sull'Europa.
Qui noi quindi, e tutto questo avviene mediamente via mare, dove peraltro abbiamo i nostri interessi energetici principali, abbiamo visto le infrastrutture critiche nazionali, il mare per l'Italia è fonte di prosperità, di crescita, ma anche di insicurezza, quindi dobbiamo essere presenti in mare perché le navi devono poter essere preposizionate lungo tutta l'area di operazione che è stata appunto scelta dal ministro Pro Tempore in maniera così ampia per consentire di essere presenti dove serve, quando serve, tempestivamente per capire tra quei 10.000 bersagli giornalieri quali sono pericolosi e quali no e poterli fermare molto lontani dal territorio nazionale. Ma la situazione è appunto in equilibrio instabile, dicevo che i russi sono molto aggressivi, hanno una postura molto aggressiva che fa parte un po' del gioco delle parti, ma non ce l'avevano nel Mediterraneo fino all'anno scorso, non l'abbiamo mai vista. La percentuale del rischio di incidenti è difficile calcolarla. Certamente il Mediterraneo è molto affollato. Oggi noi abbiamo 4 gruppi portaerei, quello italiano, quello francese, quello americano e la nave anfibia spagnola. Ci stiamo addestrando con i 3 gruppi Italia, Spagna e Stati Uniti. La portaerei francese sta rientrando dal Golfo ed è in transito, ma non si erano mai viste 4 portaerei insieme alleate nel Mediterraneo. Abbiamo una imponente flotta turca che lavora anche davanti alle nostre coste. I russi arrivano fino allo Ionio, senza problemi, fanno puntate verso lo Ionio, mediamente con un gruppo navale di 3 navi moderne. La nave più moderna russa, che in questo momento è in Sudafrica, che ha imbarcato i missili ipersonici, noi non sappiamo se sono efficaci o meno, questo poi lo vedremo, ma entrerà in Mediterraneo nelle prossime settimane. Quindi sarà la nave più moderna, così dicono i russi, al mondo, se hanno effettivamente i missili ipersonici, contro cui oggi è difficile riuscire a rispondere. Quindi insomma, ecco, la situazione è complessa, turbolenta e poi aggravata dalla corsa alle risorse, gli effetti dei cambiamenti climatici, il traffico di esseri umani. Insomma, il rischio di incidenti c'è, è alto e quando c'è un incidente nessuno sa dove si può arrivare. Sulla misura intelligence, noi abbiamo una nave intelligence, ne costruiremo un'altra prossimamente, usiamo i sommergibili che sono uno strumento di intelligence straordinario perché il sommergibile può rimanere a quota periscopica a lungo senza essere visto e può essere ovunque nel Mediterraneo. Il Mediterraneo oggi è molto affollato da molti sommergibili di molti paesi, anche quello russo. Andiamo a vedere. Intelligence. Il Polo Nazionale Subacquea. Il Polo Nazionale Subacquea è un incubatore dove devono entrare tutti quelli che vogliono lavorare nel mondo della subacquea. Sarà appunto un mondo popolato da piccole e medie imprese, dalle microimprese, oltre che dalle grandi gruppi industriali. Si andrà quindi da Fincantieri, Leonardo, Eni, perché Eni dovrà essere dentro, Eni lavora sott'acqua con noi, Sparkle, fino a tutto, chiaramente al grande indotto spezzino, nascerà San Bartolomeo, dove non solo c'è il nostro centro di ricerca, ma c'è anche un centro di eccellenza della NATO che riguarda appunto il mondo subacqueo. Quindi ma è inclusiva la situazione, quindi noi vogliamo che tutti quelli che si occupano del mondo subacqueo siano dentro il Polo Nazionale Subacqueo. Sugli investimenti abbiamo parlato, Djibouti, la missione antipirateria dell'Unione Europea che si svolge in Oceano Indiano è stata allargata sta diventando un'operazione di sicurezza marittima a 360 gradi e la proposta che abbiamo fatto col collega francese all'Unione Europea è di fondere le due operazioni, quella nell'Oceano Indiano e quella nel Golfo Persico, in modo da fare un'unica operazione di sicurezza marittima europea dell'Unione Europea in quell'area, in modo anche da ad efficientare i mezzi che lavorano. Beh, io direi che il tempo è scaduto, se c'è qualcos'altro sono pronto poi eventualmente a mandare risposta scritta altre domande. Grazie, ringrazio ancora l'ammiraglio Credendino, ovviamente non mancheranno altre occasioni di confronto con la Commissione. Sì, assolutamente sì, organizzeremo una visita con i colleghi della Commissione. Ringrazio tutti i presenti e dichiaro conclusa l'audizione.